È quello con la mia skin? Oh! Ridammi la skin! Ridammi la skin! Ridammi la mia skin! L'ho perso! Questo server è diventato italiano, ragazzi! Quanta gente che mi conosci! Perché lui è lui, 43 sedici. Per i più intelligentini di voi già avranno buttato l'occhio sulle gold dell'Elisir, ragazzi, che non possono essere doni, ma grazie a degli attacchi di ieri andati alla grande in live, e poi ho potenziato a livello 2 questa, che mi porta fino a 1500 di gold, e quella di là che mi porta fino a 1500 di Elisir, mentre le altre sono rimaste normali. Vedete il potenziamento da alcuni blocchi di stone di tanto in tanto, ok? Poi, ragazzi, altre cose, ho espanso di brutto, ho messo due cannoni. Un cannone qua, logicamente a livello 1, per potenziare a livello 2 servono 6.000 gemme o cavolo. Un altro cannone di là, i cannoni tolgono all'incirca a livello 1, dovrebbero togliere un paio di cuori. E poi ho messo la torre degli arcieri qua. E ho messo una seconda torre degli arcieri sul retro. Casomai qualcuno volesse attaccarmi e magari fare il furbetto, l'ho messo qua. Poi ieri in live mi avete consigliato di fare la cosa qua, la miniera di gemme, che non ho ancora utilizzato perché dovrei andare a mettere. Andare a fare un voto sul sito, non c'ho voglia, vaffanculo, le gemme me le farmo. Proprio per quanto riguarda il farm, ragazzi, sono salito al tier 5 e ora vado per il tier 6, ma mi servono ben, non mi ricordo quante gemme, credo 250.000, no, forse, no, no, il cacchio, 2 milioni, credo 2 milioni. Andiamo a vendere. Intanto ho cotto un po' di roba perché ho scavato di brutto e voglio arrivare al tier 6 per un semplice motivo. Al tier 6 mi ha detto che si trova il diamante, per cui grazie al diamante mi farò qualche piccone di diamante, poi lo incanterò, eccetera, eccetera, e bla bla bla, e prendiamo forma e piede. Facciamo i blocchi. Ah, che pirla, stavo facendo i blocchi in blocchi. Facciamo i blocchi con questi qua. Ragazzi, cosa nuova? Oggi è sabato, intanto buon sabato a tutti. E un'altra cosa nuova è che sabato e domenica non si possono fare attacchi. Vedete qua? Mining weekend. Il weekend viene utilizzato semplicemente per minare, ossia farmare. Per cui questo è l'ultimo video di oggi. Il prossimo video lo vedrete lunedì, quando si potranno fare attacchi. Mi potenzierò, eccetera, eccetera. Ragazzi, non vi affezionate molto a questa serie perché il server lagga da far schifo. Lo abbiamo riempito. Soprattutto i Warrior. Io non riesco più ad entrare, mi dice sempre server full e per entrare ci metto anni, devo riaggiornare 80 miliardi di volte e ho paura che azzerino, che crashi o qualsiasi cosa, per cui potrebbe finire la serie da un momento all'altro, non vi affezionate. Andiamo a vendere, per cui capital, andiamo a vendere, ora capital, ho paura perché è pieno di gente che mi vuole fare la foto, screen, eccetera, 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 eccetera. Ragazzi, prima in chat, prima di iniziare a registrare, è nato un battibecco tra i fan, non fan e Bimbo Minchia 1996, che vabbè, comunque, facciamo finta di nulla. Allora, ieri live ho fatto alcune prove. Intanto la cobblestone mi dà una cagata. Beh, una cagata mica tanto, eh. Allora, ho constatato un paio di cose che ora vi dirò, ok? Delle cose molto importanti. Intanto sono pirla, il ferro forse è meglio non venderlo tutto perché mi faccio gli attrezzi. Pam! 75.000? Andiamo a 95.000. Quanto costava il tier coso? Facciamo. Allora, warp tier. No, vabbè, andiamo prima a casa, per cui Island. Stavo dicendo, non mi ricordo più. Ah, sì, che pirla che sono. Potrei farmi, invece di andarmi a comprare, mi faccio gli attrezzi. Allora, si va a scavare di brutto adesso, ragazzi. Si va a scavare di brutto. Pam! Sette picconi. Fantastico. Mi porto sempre dietro la crafting table. Ok, devo lasciare qua il ferro. Vabbè, ce la portiamo dietro, come me ne fotte. Damn, damn! Per cui, warp. Diciamo qua, warp. Warp tier 5. Voilà. Ma vuoi dire che sono al 4 io? Aspetta, forse ero vicino. Ok, no, no. Sono al tier 5, ok. Per andare al tier 6 mi sembra si vada di qua, eccolo lì. Vediamo un po' quanto costa il tier 6 perché non mi ricordo. Ciao Luis. Pam, mi costa. Vedi quanto costa? 2 milioni di gemme, fantastico. Ci arriverò nell'anno del poi, nel mese del mai, nel giorno del perché. E chi lo sa? E chi lo sa? Bene, 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 bene. Dicevo appunto, ragazzi. Allora, l'oro vale, non mi ricordo. L'ho il del. Allora. Ogni lingotto, tipo ferro ed oro,
valgono 10 gemme in più da cotte. Per cui l'oro, se non erro, così com'è, vale 25, ok? Mentre cotto vale 35, ok? Per cui si guadagnano 10 gemme con un carbone. Ricordiamo che con uno di carbone si cuociono 8 lingotti. Per cui andare a vendere un carbone ci danno un calcio nel deretano. È meglio quel carbone consumarlo per fare torce e vendere, scusatemi, cuocere sia ferro che oro per fare poi i lingotti che valgono 10 gemme in più. A lungo andare, per esempio, a lungo andare, quelle 10 gemme in più valgono davvero tanto. Quello che vale una cagata, ragazzi, una cagata, è la glowstone, che infatti non prendo più. La glowstone, secondo me, l'hanno messa così random, non per venderla, ma per fare luce, secondo me. Quello che vale un pochettino è la piscazzola, cioè non vale tanto, dovrebbe valere intorno alle 5 gemme, o 3 gemme punto 6, una cosa del genere, però ricordiamo che da un blocco di lapiscazzoli escono un bel po' di lapiscazzoli, per cui a lungo andare anch'essi portano un bel po' di robaccia, eh? Ok, ho annunciato un discorsino prima, ragazzi, per l'incoerenza delle persone in generale, senza puntigli. Per esempio, gente che mi accusa di copiare le serie, per esempio, perché infatti questo server è Clash of Clans, compreso Minecraft, compreso tutto, lo ha inventato Bimbo Minchia 1996. Voi non lo sapevate, ma ve lo dico io, è così. Per cui ogni qualsiasi cosa si faccia, si copia lui. Per esempio, una persona respira, voi copiate Bimbo Minchia 1996. E la cosa bella è che dopo avermi accusato di copiare, ok, sapendo che io ieri sera ero in live con questo server, è entrato nel server appunto a spammarsi lui ed altre persone, ok, e persone in generale. Ed è proprio questa l'incoerenza: prima accusi la gente e poi entri con la gente per spammarti, per fare altre genti sul tuo canale. Cioè, fantastica. Abuso questo video, ragazzi, 5-10 minuti. Solo scavo, solo farming. Allora, dicevo appunto prima, ragazzi, in base per il server lagga da far schifo, ragazzi, perché è troppo pieno. Cioè, per esempio, adesso già sta andando un po' meglio, eh. Ieri sera in live, infatti non potrò più fare live in questo server, perché si riempie di botto e inizia la gara. Cioè, nel senso, io devo farmare per fare più gemme possibile. Infatti ho chiesto ai miei fans di non regalarmene più, e sembra stiano mantenendo la parola, meno male. Infatti queste 95.000 gemme le ho totalmente fatte io. E ieri sera, appunto, il gioco è farmare, per cui scavare. Dovevo scavare lo stesso blocco 18 volte prima che si rompesse, perché ritornava. È un qualcosa di allucinogeno, veramente. La cobblestone, ho visto, ragazzi, che forse, vabbè, mi ha dato 7.000 gemme prima con tutta quella cobblestone. Wow, inizio di fantastic. Mentre la cosa al tier 5 che vale di più, logicamente, è lo smeraldo, che vale 95 gemme. Questi sono dati, magari, che possono essere... come si dice? Importanti per molti di voi, magari vogliono saperlo, non hanno voglia di farsi sbatti, andare lì avanti e indietro, vendere le cose e vedere una alla volta quanto costano, ve lo dico io. La cobblestone non ricordo quanto vale, mentre il ferro dovrebbe valere 15, 15 da grezzo e 25 da cotto, l'oro 25 grezzo e 35 cotto, cose del genere, cose del tipo così. Per cui forse è anche meglio raccogliere i blocchi fatti già, piuttosto che raccogliere quelli da cuocere, giusto per non perdere tempo, però... Già che ci siamo qua nello scavaggio, io li raccolgo, non è che posso lasciarli. Soprattutto una persona come me, ragazzi, che io, cioè, sapete, no? Le mie vecchie serie, per chi mi segue da molto, quando vado in caverna non riesco mai a lasciare nulla indietro, anche che sia un blocchetto di coal, mi abbaia il cane. Pensate in queste miniere se io dovessi lasciare qualcosa. Reset, reset della caverna, fantastico. Non dall'altra parte, magari c'è meno gente. Vediamo un po'. Yes, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Guarda quanti blocchi d'oro. Ho finito già un piccone, ragazzi. Lo so, adesso chiudo il cane nell'armadio, raga, perdonatemi. Smeraldo, mio, quello fottono. Mi sta la fotella tutto. Quella col piccone potenziato. Ragazzi, alcuni di voi volevano regalarmi... Vale, ma che fai? Me lo rompi tutto. Non è Vale GR, Vale grande. Non so chi sia. Però credo mi stia trollando. Ah no, ok, se ne sta andato, meno male. No, sì, mi sta trollando. Perché c'ha il piccone inciantato, bella figa lei. Io col piccone scrauso qua, vabbè. Ah, finisci? Aio, porca trota. Allora lo fa proprio apposta, guarda. Che Pasqua. Devo mettermi in testa, ragazzi, di raccogliere solo blocchi. Facciamo così, vai. Vado in giro a cercare solo blocchi e smeraldi. Blocchi e smeraldi, vai, ferro, lo prendiamo.
Ok, smeraldo, fantastico. Blocco d'orolo, blocco di ferro, blocco d'orolo. Va bene, la pescazzo li prendiamo giusto perché poi ci facciamo i blocchi. Voglio prendere il meno possibile roba da un baradam. Sono arrivato, ragazzi, alla bedrock comunque, sotto sotto, che è più comodo per noi, così non ci vengono a rompere le scatole. Siamo qua sotto belli tranquilli e beati. E guarda quanti materiali. Devo farmi al più presto il tier 6, perché voglio il piccone di diamante. Voglio farmelo io. Voglio farmelo io. Dicevo prima, qualcuno... E Vale. E Vale grande, ancora qui! Io la seguo, magari lascio qualcosa indietro. Dicevo, che stavo dicendo? Ho perso il filo del segno. Ho perso il segno del filo. Inizia a laggare, eh. Ah, sì, che molti di voi volevano regalarmi picconi, roba incantata, e l'ho rifiutata tutta, perché voglio farmele io, da raga. Cioè, mi fate togliere il gusto, mi togliete il gusto del gioco, veramente. È come se... Ha capito? Cioè, è fantastico. Ragazzi, per me sta ragazza è cieca. Dove vado io viene lei addosso. Per me è cieca. Cioè, veramente, guardate, me ne vado dall'altra parte. Me ne vado di qua. Ora, 2 minuti arriva. Guardate. Ora, state a guardare. Cioè, se non viene mi fa un favore. Guardate. Qua mi tocca prenderli perché sennò non cadeva. Ok, ho visto dell'oro là sopra però, eh. Andato via. Dov'era? Oh, finalmente mi ha mollato. Eccola. Me ne vado dall'altra parte. Oh, smeraldo. Oh, smeraldo. Eccola. Me ne vado di là. Oh, blocchi d'oro. Guardate, eh. Ora, tra un po' arriva. Per me è cieca. Eccola! Hai rotto il cacchio! Ragazzi, potrei anche fare il brillante e dire no, ma magari questa ragazza mi sta aiutando. C'ha il piccone incantato, mi sta vicino, mi scava per farmi raccogliere più cose. Cioè, potrei fare questo tipo di pensiero. No, c'ho l'inventario vuoto. È normale che sta raccogliendo tutto lei. Questa mi sta proprio fottendo, eh. Cioè, allora... Ti vuoi spostare, per favore? Uè, cutuletto, uè! Te ne devi andare! Oh! Andiamocene di qua. Oh, un blocco di ferro. Oh, eccolo qua. Ce ne andiamo dall'altra parte tutti soli, la la la. Ce ne andiamo dall'altra parte tutti soli, la la la. Blocchi d'oro. Oh, non mi crederete, ragazzi, eh? Indovinate chi c'è? Ciao, vi presento Vale Grande. Cioè, non so chi sia. Ok, ho finito un altro piccone io. Ho finito 2 dei 7 picconi che ho fatto, eh. Attenzione, voglio completarli tutti in questo video. Azzerato la caverna e noia. Dove Vale? Dove Vale? Dimmi che è dall'altra parte. Dimmi che è dall'altra parte. Dimmi che è di là. Eccola. No, non è lei. Ok, allora possiamo andare di qua. Questa è FK, vai. Fottiamo tutto. Appena iniziato, ragazzi, si va subito tutto in giù. Questo è un consiglio. Se non vuole... È arrivata! Dai! Ma vedete che allora ce l'ha con me, eh? Dai! Ma sta ladra! Ma mi sta fottendo tutto! Dai! La mia compagna oggi... Cioè, lei non lo sa, ma è la mia compagna di video oggi. Ok, sto rompendo questo blocco da 3/4 d'ora, ragazzi. Ah, si è rotto, meno male. No, era un minimo di lag. Mi sta rubando tutto! Che cavolo! No, che fastidio! Perché c'hanno le cose incantate e non rompere le scatole agli altri. Ma ti rendete conto? Ti rendete conto? Cioè, ragazzi, mi sono fatto in questo tempo, in questo lasso che non ho registrato, degli esami di coscienza e dei sensi di colpa. Ho pensato, ma non è che sono io che sto intralciando la loro strada? Allora ho detto, me ne vado in questa via da solo. Eccola qua. Guardatela, è di schiena, la vedete? Io me ne vado. Me ne vado dall'altra parte. Guardate. Me ne vado di qua. Mi raccolgo i miei blocchetti. E guardate chi mi trovo. Vale Grande. E che cacchio. Ragazzi, sto registrando più o meno già da un'oretta. Non è uno scherzo. Infatti vedrete un sacco di tagli. Guardate cosa c'ho nell'inventario. C'è poca roba. Mi ha fottuto tutto lei. Tutto lei mi ha fottuto. Ma ci stiamo rendiamo conto? Forse ho trovato un appiglio. Cioè, nel senso, è già un paio di minuti che non mi segue più. Vediamo, speriamo. Ah, intanto il blocco di... della cosa del Nether, ragazzi, fa schifo. Vale 1.2, una cosa del genere. Non li raccogliete perché vi riempite l'inventario e basta. Sì, raccogliamo lì prima che se ne vanno. Voilà, voilà, voilà. Dimmi che non è lei. Dimmi che non è lei. È lei. Che palle, che palle, che palle. Ha lasciato lo smeraldo indietro. Non l'ha visto. Ah, 2. Ferro.
oro. E possiamo scappare? È arrivato il momento di iniziare a fare qualche blocco, ragazzi. Allora, prendiamo la crafting branch, la poniamo per terra e facciamo blocchi di lapiscazzoli per riempire meno inventario. Raccoglieteli subito, perché se dovessero azzerare la caverna, almeno non perdete... Che cacchio sto facendo? Almeno non perdete il raccolto, ok? Perché adesso a momenti la azzereranno ancora. Ok. Vedete che già stiamo liberando un po' l'inventario, vedete? Ok. Un altro stack. Voilà, 47 blocchi. Poi cosa c'ho? Ah, beh, questi qua li possiamo fare così. Fantastico, questi qua facciamo i cubi. Ok, basta. Ragazzi, forse riesco a scappare. Lei sta scendendo. È convinta che anch'io stia scendendo. Ora mi shifto e me ne vado in questa via. Ho finito un piccone. No, ho tolto lo shift. Mi sta scavando lei sotto i piedi, guardate. Ma porca boia. Ora, allontaniamoci. Mi shifto e dobbiamo scappare, in poche parole. Magari riusciamo a stare lontani, perché stando shiftati non dovrebbe vedere il mio nome. Infatti, se notate, non viene. Se notate, non viene. Ha scavato sotto i piedi, mi ha trovato lo stesso. Vedete quanto è stronza? Devo scappare. Allora, guardate, cosa posso fare? Do un'idea al volo. Facciamo finta di... Ok, shiftati, ce l'andiamo. Via, via. Eh beh, però raccogliamo i materiali intanto. Va bene shiftati. Vabbè, togliamo lo shift per adesso, dai. Ora è arrivato sto Dark Wind, ragazzi, che sembra mi stia dando la mano, perché mi scava e si allontana, a differenza di Vale. Vale invece si è allontanata, perché secondo me è piena, proprio come lo sono io. È andata a vendere. Infatti andrei a vendere anch'io. Andiamo a vendere. Quanti picconi c'ho ancora? 4. Perché ho consumato solamente 3 picconi e mezzo. Fantastico, fantastico. Andiamo a vedere. Ehi, ciao vecchio Luke. Spaghetto 69, mamma mia. Allora, vediamo un po'. Uno stack d'oro ci dà 24.000 gemme. Noi vendiamo tutto così com'è. Allora, no, questi qua no. Quelli li andiamo a bruciare. Questi, ok. Ok, 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 ok. Ok, siamo pieni. Abbiamo fatto un bel 62.000. 62.000, fantastico. Sì. Ma tutto, ma che ce ne fotte. Questi invece no. Abbiamo fatto un bel 62.000, ragazzi. E altre 24.000. Siamo a 182.000 gemme. E si ritorna a scavare, ragazzi. Già cominciamo bene con del bei smeraldi, smeralduzzi. Oh, ne ho visto uno qua. Tanti blocchi d'oro. Ma dappertutto c'è roba. Cioè, non è che dici solo qui, porca la ciabatta lata incariata. Cioè, con le cariole viola. No! Ma non ho raccolto. No, andiamo dall'altra parte. Dall'altra parte non c'era nessuno. Là non ci sta nessuno. The Dark. Ok, oro, oro. Ho visto del coso sopra, però è troppo alto. Noi ce ne andiamo in giù. Pupu. E noi ce ne andiamo in giù. Pupu. Andiamo quasi a metà altezza, qua per esempio, e ce ne andiamo in questa via, così almeno non ci seguono. Shiftati, belli tranquilli e beati. Oh là, andiamo. Così, così Luke, bravo. Con calma, finiamo i 3 picconi, che è più o meno l'obiettivo che mi sono messo oggi. Finire questi 7 picconi e vedere quante gemme riusciamo a fare. Già siamo a 200.000 gemme, non so se ne siete resi conto, però abbiamo farmato un bel po'. Un bel po'. Ricordiamo che dobbiamo arrivare a 2 milioni, però shut up, please. Ok, mi stanno scavando di lato, dimenticate chi sono. Luis e Vale Grande. Lei mi trova sempre, lei c'ha i raggi Y. Ragazzi, mi stanno passando la roba con le chest. Cioè, no, è di essere... Che figata. Almeno mi posso svuotare da roba che non mi serve. Oh, oh, io... Mi sono fottuto un piccone, raga. Mi sono fottuto un piccone, raga. Thank you. Mi sono fottuto un piccone. Io lo uso. Ma che me ne fotte? Ma che me ne fotte? Vabbè. Cosa c'ha sto piccone? Efficienza 5. Indistruttibilità 3. Cioè, no, vabbè. GG. Sì, certo, certo. Certo. Vabbè, scavo un po' con questo. Poi glielo ridò, logicamente. No, ragazzi, prometto che poi glielo rendo. Va bene? Siete contenti? Sento rumore di chest. Quando sento rumore di chest, ragazzi, sono curiosissimo. Perché mi buttano dentro i materiali. Cioè, vabbè, erano pochi, Era qualcosina giusto per... E poi a me piace farmare, per cui non è che... Però mi rovinano il gioco, cioè, che palle. No, sto piccone è il GG. Io lo uso e dopo glielo ridò. Tranquilli, tranquilli. È giusto per velocizzare un po' il video, capitemi, Adesso non mi avete visto che non c'è la web, però ho fatto un occhiolino.
Cioè, guardate come cacchio scava sto piccone. Io ero lì col piccone di ferro a fare il pirla come un pirla. A fare il pirla come un pirla. Chi me l'ha regalato sto piccone? The Dark Wind. Dopo glielo ridò. Se mette la cesta glielo ridò al piccone, tranquilli. Ragazzi, sempre The Dark Wind mi ha fatto un piccolo regalo. Cioè, mi ha regalato, a parte le bistecche, una spada con affilatezza 5, distributore 3, spettro di fuoco 3, saccheggio 3 e un piccone con efficienza 4, distributore 3. Vabbè, io le tengo, ragazzi, le tengo perché accetto i doni, però poi vi prometto che me le faccio io da solo, la buttiamo a ste merdacce. E tanto la cesta poi qua scompare, a me che me ne fotte. Cioè, scale helm. Oh, aspettate. Efficienza 4. Ma è sempre lui. Io mi acchiappo tutto. Io mi acchiappo tutto, Io mi acchiappo tutto, Cioè, non scherzate. No, no, devo rinunciare, ragazzi, devo rinunciare. Dai, devo rinunciare. Tengo solamente il piccone e poi glielo rendo. Ok, ci prendiamo questi qua che sono i nostri. L'obsidiana non sono ancora arrivato a quei livelli, dai. Giusto le mele d'oro mi acchiappo, guarda. Facciamo. Devo riscriverglielo. Grazie di cuore Dark, ma non posso accettare. Devo farcela con le mie forze. Già è tanto che sto utilizzando il tuo piccone. Anzi, dopo ti voglio rendere perché non me lo voglio nemmeno tenere. Guarda che mi arrivano le amicizie, si rincoglionisce tutto. Ah! Luke, ti stimo, ma che programma usi per registrare? Fraps. Ho imparato anch'io, ragazzi, la tattica delle ceste. Metto la cesta, butto dentro quello che non mi serve. Oh là. Ok. Poi magari la riprendo. Ragazzi, sono pieno. Andiamo a vendere. Slash capital. E andiamo finalmente a vendere tutto. Che sono anche stanco, raga. Cioè, va bene nerdare, farmare, ok. Ma sono un po' stanco. Sono passate più o meno, ragazzi, un'oretta e mezza, due anche, anche due. Poi già sono arrivati qualche bimbo minchia che continua. Sanno che spammando le amicizie, vedete, dà fastidio alla gente, no? E allora loro, sapendolo, devono rompere le scatole, è normale. Allora, ragazzi, questi qua io dovrei cuocerli, ma li vendo tutti così come sono. Grazie al piccone veloce, sinceramente, 131.000 abbiamo fatto. Wow, vabbè, vendiamo tutto. Le mele d'oro le teniamo, il ferro, queste le teniamo. Abbiamo fatto altre, vediamo un po', non me lo dice. 52.000, siamo a 227.000. 424.000, ragazzi. Pamma! 424.000, cioè, veramente, ho ancora un paio di ore così, realmente arrivo a 2 milioni. Ragazzi, io spero il video vi sia piaciuto, il video nerdante nerdoso, ecco già altra gente che mi assale. Io uscirei dal server perché sono abbastanza stanco. Ci vediamo 19 in live o 18, 17, oggi è sabato, anche prima, con Counter Strike, non lo so. Un bacione e un abbraccio da Luke, è tutto con questa serie, ci vediamo lunedì.